Bentornati a un nuovo tutorial delle Pigottine di Wanda. Oggi si parla di stencil. Nuova stagione, nuovi stencil. Quest'anno ne abbiamo pensato uno per la primavera e uno per l'estate. Quello della primavera è questo ed è uno stencil molto molto carino che dirà veramente ci aiuterà a fare tante piccole composizioni. È un uccellino con anche un fiocco, quindi noi utilizzeremo anche parzialmente dei pezzi di ognuno per fare delle altre composizioni. L'altro invece, che è Summer, abbiamo un rametto di lavanda, abbiamo delle viole, visto che abbiamo anche fatto la nostra fustella nuova che ha le viole, e delle foglie. E tutti questi pezzettini ci serviranno anche per fare diverse composizioni. Ma non ci siamo fermati qua, perché insomma volevamo darvi un'attrezzatura completa. Quindi cosa abbiamo pensato? I due pennelli sono diventati due, uno morbido e uno più rigido. Quello più rigido lo usiamo per la pasta 3D perché è un pochino più densa e si raccoglie meglio, si lavora meglio con questa, e questo qui invece per altre lavorazioni, ma non è finita. Abbiamo preparato anche una selection, che si tratta di questo pacchettino qua, dove ci sono quattro spugnette e due pennelli. Questo perché ci ho messo le spugnette? Perché certe lavorazioni con lo stencil le andremo a fare con la spugnetta e vi spiego come. Ho avuto modo di provare tutta l'estate soluzione e tecnica e andiamo a scoprire insieme come possono essere usati. Ma guardiamo nel dettaglio anche le vernici, vi faccio vedere da vicino tutti i colori. Guardiamo nel dettaglio queste nuove pitture. Allora, questa si chiama mirtillo. Mirtillo è una di quelle che adoro, veramente. Sono colori delicati e abbastanza decisi comunque nello stesso tempo. Allora, vi spiego anche una cosa. Dovessero asciugarsi, essendo base d'acqua, asciugarsi un pochino, è sufficiente con una siringa inserire un pochino d'acqua, qualche goccia d'acqua, e girarla con uno stecchino. Poi guardiamo un altro, questo l'abbiamo chiamato la Wanda. Abbiamo giocato col mio nome e con il nome del colore, perché è veramente color lavanda. Molto delicato, molto pastello, come tutti questi colori qua. Anche per questo vale, con qualche goccia lo possiamo diluire. Poi ovviamente avevamo l'esigenza di fare i pistilli che fossero un po' giallini, quindi abbiamo fatto il colore camomilla ed è questo qui. È un bellissimo colore, non è un giallo troppo acceso, ma un giallo con una sua personalità. Poi, cosa abbiamo fatto? Eccolo qua, brezza marina. Ci piaceva perché un pochino di azzurrino ci sta sempre bene. Abbiamo cercato di radunare una serie di colorazioni che, mixate insieme, ci dessero la possibilità di variare tantissimo, soprattutto potendo utilizzare anche quelle della scorsa stagione, che erano il bosco. C'era la pasta 3D, che è una base bianca che usiamo, che dà un po' di spessore, e poi c'era il fango come colorazione e luce, che è quella che usiamo anche per le faccine. Quindi abbiamo praticamente raddoppiato la gamma delle colorazioni delle nostre pitture. Ma possiamo guardare nel dettaglio come organizzare il piano di lavoro. È sempre importante organizzare il nostro piano di lavoro. Prima cosa, munitevi di scotch di carta, un foglio di carta appoggiato, io me lo fisso sempre con lo scotch di carta, anche un altro foglio di base qua. Se avete quelle belle tovagliette di plastica, quelle tipo le tovagliette all'americana, come si suol dire, prendete una di quelle, che così vi dà un piano sul quale lavorare e potete pacciugare, però un foglio di carta aiuta sempre. Poi cosa abbiamo? Vabbè, io ho questo portapennelli che è molto comodo, lo trovate sempre anche online, queste cose qua, ma potete trovare varie soluzioni. Lo Scottex, quindi qualche foglio di Scottex, il phon per poter asciugare e uno straccio sempre per poter tamponare i nostri stencil. Cosa andiamo a realizzare? Vi faccio vedere che si possono realizzare di queste. Allora, questo ho utilizzato lo stencil spring, praticamente quello della primavera. Quindi ci sono i due uccellini, ci sono i rametti, ho utilizzato anche le violette dell'altro, quindi sono riuscita a mixare, e con qualche puntino fatto col bulino si va sempre ad arricchire un pochino di più, ma dopo lo vedremo proprio nel dettaglio. Altra cosa che ho fatto, ho preso tante tipologie e le ho tutte mescolate, quindi ho fatto i rametti con la lavanda. Ovviamente ho utilizzato prima il primo rametto base, che è questo qua, adesso ve lo faccio vedere in mano, questa parte qua,
E poi dopo ho preso anche qualche singolo pezzo e sono andata ad arricchire i rametti di lavanda. Poi ho fatto con questi qui, con la pasta 3D, ho fatto le violette, poi le ho fatte direttamente con la vernice, perché sto utilizzando un cotone della nuova collezione che si chiama Iris. Praticamente è un lillino molto chiaro, 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 e quindi dà veramente un bellissimo risultato. È un cotone che con le nostre pitture funziona benissimo, non c'è bisogno di mettere sotto la pasta 3D perché non si tratta di una stoffa speciale. In questo caso la pasta 3D la metto per dare un po' di rilievo, perché se vedete è leggermente sollevato, si dovrebbe vedere abbastanza. Qui ho usato per esempio brezza marina e ho mixato anche con qualche colpetto fatto con la penna gel, quella che usiamo per le faccine. Vediamo anche nel dettaglio come si realizza una composizione di questo tipo. Cosa potete farne? Allora, noi abbiamo utilizzato queste composizioni più piccoline, ovviamente, nei vestitini della nuova collezione, ma voi potete fare dei veri e propri quadri. Non siete pittori, non siete pittrici, non siete delle brave decoratrici, beh, con questo sistema vi faranno i complimenti tutti, potreste fare delle cose veramente splendide. Questi, vi ricordo, sono delle pitture che resistono anche all'acqua. Questo tipo di decorazione lo potete fare sul vetro, lo potete fare direttamente anche sul legno e quindi viene benissimo. Ma guardiamo nel dettaglio come realizzarlo. Partiamo con fissare la stoffa. Se si tratta di un vestitino, una strisciolina lunga la fisserete sopra e sotto. In questo caso facciamo tipo quadretto, quindi fisserò un po' qua, è sufficiente solo l'estremità nella parte centrale, così io posso tirare leggermente la stoffa da una parte, dall'altra e anche dall'altra. Tiro bene e voilà, quindi io ho il mio pezzettino di stoffa bello tirato sul tavolo. Adesso cosa faccio? Prendo lo stencil spring, questo qua, con gli uccellini e incomincio facendo i due uccellini. Lo appoggio, cerchiamo magari di farlo centrale, così se volete fare un piccolo cameo, un piccolo come si può dire, quadretto, lo riuscite a fare. Sto utilizzando il cotone, quindi sul cotone sapete che possiamo direttamente utilizzare le nostre pitture. Apro la prima, apro la seconda, in questo caso posso utilizzare, se le scuotete bene, anche la parte del coperchietto. Poi apro anche un po' di bianco, non si sa mai, luce, che mi possa servire per delle sfumature. Questo non l'ho scosso bene, lo scuoto. Vi ricordo che se dovessero essere troppo densi, perché magari sono stati lì e si sono un po' addensati perché evapora un pochino, potete tranquillamente diluirli con l'acqua. Mi ho dimenticata di dirvi sempre nella vostra attrezzatura una vaschetta con dell'acqua e incominciamo con le spugnette. Allora, prendo la prima spugnetta da asciutta. Allora, se le utilizzate da asciutte funzionano benissimo. Se le lavate sotto l'acqua, fate in modo di strizzarle tanto tanto tanto, magari in mezzo a uno straccio strizzate bene, e io di solito le strizzo bene con uno straccio, le appoggio un attimo sul termo o con il foncido sopra, che si asciughino bene, perché così non fa passare l'umidità nella stoffa, che vi darebbe questo effetto un po' di espansione. Allora, cosa facciamo? Prendiamo intanto un po' di questo e andiamo a colorare la parte e la parte qua, semplicemente mai sfregare ma tamponare in questo modo. Poi prendo questa, possiamo sempre tenere un foglio per poter fare le sfumaturine, cioè tamponare in modo che si possa sfumare così. Se vedete, io prendo un po' di uno, un po' dell'altro e sul foglio vado a fare la sfumatura. In questo caso faccio così, così si mescolano un pochino e vado a tamponare qua, così ho l'effetto più scuro, più chiaro e molto più chiaro. Quindi quando voglio scaricarlo faccio così, vado a riprendere un po' di questo. Poi cosa faccio? Prendo anche un po' di bianco, scarico qui così e vado a fare un po' vicino alla pancettina in questo modo. Poi appoggio la mia spugnetta, se vedete ho sempre tenuto fermo con le mani, sollevo e ho i miei due uccellini. Ovviamente sempre mi aiuto magari con il pennellino, quello un pochino più rigido così non si rovina, a pulire nell'acqua subito il mio stencil. Quindi gli passo un po' d'acqua, perché
Se per caso aspettate un po' di più e si fissa il colore, chi ha liquido magico può pulirlo con un po' di liquido magico. Allora, faccio così, mi appoggio nel pezzo di stoffa e vado a tamponare e l'asciugo bene, perché non ci devono essere dei residui di acqua. Anche la spugnetta, allora, se fate una serie, una cosa in serie, tipo nei vestitini, io ho fatto una serie di uccellini, una serie di fiocchetti, tutte queste serie qua, io cosa faccio? Faccio uno, ci do appena un'asciugata, poi faccio l'altro, alla fine pulisco la spugnetta. Se passate colorazione, fate qualcos'altro, la spugnetta la lavate, la andate a lavare. Quindi io la metto a bagno, così intanto finisce di, si tiene morbida, e intanto vado avanti con la mia lavorazione. Fon, e andiamo ad asciugare. Una volta asciugato, prendiamo di nuovo il nostro stencil, lo appoggiamo sopra cercando di riprendere esattamente la stessa posizione, poi prendiamo la pittura fango, quella che c'era nella scorsa collezione, e con il pennellino, quello morbido, vado a cercare di prendere i puntini che mi interessano. Allora, un trucchetto per evitare di prendere con lo stencil quello che avete già pitturato è metterci un pezzettino di scotch. Quindi io devo cercare di mettere un pezzettino di scotch, lo posso fare anche a pezzi così, nei punti cruciali dove ho paura di andare a prendere il disegno sotto. Quindi faccio qui su questo, e lo posso fare anche su questo qui. Vediamo un modo per, anche se viene tutto strano, chi se ne frega, dobbiamo semplicemente proteggere quei punti qua dove c'è la vernice che avevamo già. Allora, ci mettiamo così, ecco, più possibile sopra, prendiamo il nostro colore e andiamo a, aspetta, così, mi appoggio e sempre in verticale, senza spingere forte. Allora, i pennelli vanno usati con un po' di delicatezza, non bisogna bam, 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 spingere forte, perché non serve. Picchettare, l'importante è sempre tenere molto molto fermo il nostro stencil, così. Una volta fatto, tracchete, togliamo, e abbiamo fatto sempre fon e asciughiamo. Partiamo con un rametto, voglio fare questo qui, quindi io lo appoggio più o meno qua, metto in modo che sia, se va anche a coprire un pezzettino di legno non ci interessa, perché comunque è un, anzi lo metto qui così, è un, è una, sono pitture che si possono sovrapporre. Quindi prendo il mio verde, che è questo, e mi apro anche il bianco, perché potrebbe essere utile anche fare, un attimo che mescolo, che fa fare questo mix tra i due. Allora, prendiamo il pennellino morbido. Allora, vale per, come per le spugnette, il pennellino deve essere sempre asciugato bene, ok? Allora, possiamo farlo o col pennellino, ma no, facciamolo con la spugnetta, così vi faccio vedere anche con la spugnetta. Prendo la mia spugnetta asciutta, mi appoggio e vado a fare una prima parte col colore pieno proprio, così, tutto verde, 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 verde. La prima parte la facciamo sempre tutta verde, e poi finché è bello fresco posso andare a fare un po' di sfumature. Quindi come faccio? Prendo un po' di bianco, vado sul verde, vedete, lo impasto un po' così, e poi vado a fare qualche picchettata. State sempre attenti a scaricare gli angolini, così non avete quell'effetto spigoloso, e vado a fare la sfumatura, e voilà, ho fatto il mio primo rametto. Vale sempre lo stesso discorso, non bagno la spugnetta, posso aiutarmi con il pennellino, vado a pulire il mio stencil, poi prendo, asciugo. Io tengo sempre uno straccio e uno scottex, così lo scottex fa quella bella assorbenza che ci serve per pulire, per asciugarlo bene, e lo straccio sotto è morbido, quindi non lo rovina. Cosa facciamo? Un pochino di asciugatura e facciamo l'altro rametto. Allora, adesso facciamo la violetta, inseriamo un fiorellino. Quindi prendo, posso utilizzarli sia singolarmente che a gruppetto. In questo caso ne metto magari uno qui,
e utilizzo la pasta 3D, così vi faccio vedere come sta bene anche questa. Quindi pennello più rigido, perché così riesce ad acchiapparla meglio. Raccogliamo la nostra pasta 3D, ok, così. Poi tengo sempre fermo con le mani e picchietto in verticale, mi raccomando, mai sfregare, sempre solo in verticale. Facciamo il primo fiore, poi prendo, ne faccio anche un altro, facciamoli tutti e tre qua, così vi faccio vedere anche come si completano col resto, e tiriamo su e abbiamo fatto la nostra violetta. Allora, facciamo una sfumatura nella nostra violetta, quindi rimetto sopra il mio stencil, poi prendo in questo caso brezza marina, lo apro, appoggio il mio coperchietto qua, prendo il pennellino, quello morbido, questo qui, raccolgo appena appena un po' di pittura e sul foglio lo vado proprio a scaricare tanto 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 tanto. Mi appoggio e solo sulla parte centrale vado a sfregare. Adesso qua l'ho scaricato un po' tanto 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 bisogna trovarci praticamente la quadra anche su questo, perché andremo a sfregare, quindi farà presa, ok, voglio che si veda ma non voglio esagerare, così, ok. E adesso glielo spalmo, tiro su e ho fatto la mia sfumatura. Questo lo appoggio qua, posso anche già fargli il pistillo con il mio color, la pittura camomilla. Quindi possiamo usare sia il puntino piccolo, una bella goccetta, appoggio, 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 possiamo fare anche tre puntini in questo caso, e così. Ma non ci fermiamo qua, con la pittura verde adesso, ma no, posso beccarlo anche da qua, uso il bulino e faccio qualche piccola decorazione, quindi posso fare qualche puntino qua e là per andare ad arricchire quello che è il disegno. Quindi anche qua facciamo dei puntini che non sono foglie, però danno quel senso un po' di decorazione, così. E così. Allora, poi possiamo anche fare una cosa carina, chiudo qui, adesso ho fatto solo un accenno ma potete proprio giocarci. Penna gel, su questo cotone funziona molto bene perché non spande, vado a fare dei piccoli ricciolini, tipo posso fare una cosina del genere per andare ad arricchire quelle che sono le foglioline, così. Posso anche fare una sorta di rametto per i fiorellini e andare a fare dei ricciolini ulteriori, così, e giocarci proprio. Il risultato finito di questo lavoro è esattamente questo. In pratica dovete proprio giocarci con tutti questi pezzettini, mixarli, potete riempirne, farlo ancora più ricco, farli dei più chiari, utilizzando anche il giallo in mezzo al verde, quindi creando tante colorazioni. Sperimentate, questo è il mio motto. Ma facciamo un altro tipo di composizione. Adesso qua l'ho messa leggermente avanti perché abbiamo già visto come si facevano questi rametti, come si facevano le viole. Completeremo un po' e vi faccio vedere un po' come comporle. Allora, partirei dalla lavanda, questa qua. Consiglio, partite dalle parti, quelle sottili, perché se per caso con la spugnetta andate a invadere i buchini più grandi, una volta che è secco possiamo andarci sopra con l'altra colorazione. Quindi me lo vado a posizionare come se sbucasse in mezzo qua. Me lo metto qui così, prendo, allora abbiamo detto, il verde, la spugnetta per poter, questa, per poter, anzi questa qua che è un pochino più asciutta, ci guardo sempre perché così sono sicura di non fare dei danni, tengo stretto sempre con le due mani e vado a tamponare in questo punto qua, così, su tutta la lunghezza. Scarico sempre, se vedete sto invadendo un pochino, o ci mettete un pezzetto di scotch come ho fatto vedere prima, oppure lasciate pure che invada, perché tanto dopo ci andremo sopra e con l'altra colorazione la andiamo a correggere. Allora adesso chiudo momentaneamente questo, poi quando volete fare una pulitura veloce perché dovete fare magari un altro rametto subito, io passo lo Scottex sopra così, che in modo che non mi vada a macchiare niente,
e vado a preparare nel frattempo, perché visto che ho la colorazione verde in atto, vado a fare queste tre foglie, queste quattro foglie qua, e le metto per esempio qua, le mettiamo qua da una parte un pochino inclinate, così non vanno a a invadere la lavanda. Torno, lo scuoto, che così va un po' sul coperchietto e faccio meglio a prenderlo. In questo caso uso questa parte qua un pochino più grossa, così raccolgo, stempero un pochino, tengo stretto così e vado a tamponare. Anche qui uso prima tutto la colorazione verde, tutta intensa senza sfumature, e dopo vado a fare una sfumatura. Così facciamo tutto per benino. Poi prendo, sto attenta a non muovere niente perché non avevo aperto il bianco, prendo il colore luce, scuotiamolo sempre un pochino anche lui perché così va sul tappino e posso raccoglierlo dal tappino, prendo un po' di colore bianco e vado a fare la stemperata come avevamo fatto prima, così, e vado a tamponare e a creare delle zone più chiare alla base delle foglioline, così, e voilà, e l'abbiamo fatto in questo modo. Adesso devo fare la lavanda, quindi siccome ho già in atto tutto quanto, vi faccio sempre questa operazione, tanto dopo col liquido magico potete andare a pulire più di fino, non c'è bisogno di... Allora, prendiamo color lavanda, dal momento che facciamo lavanda, la facciamo del tutto, anche qui metto un po' sul coperchio. Prendo un'altra spugnetta perché quella lì è sporca, la metto dentro la vaschetta così tanto rimane un pochino umida e la posso lavare successivamente e non si secca. Allora, torniamo a posizionare il nostro stencil sui pezzettini dei gambi che abbiamo fatto prima. Qui andrò sopra queste foglie, ma non mi interessa, quindi raccolgo il mio color lavanda, vado un attimo a scaricare e vado a tamponare sopra al mio fiorellino, così, così, questo qui dove c'è, sono andata sul verde, ma dopo lo vado a ripristinare. Il bello è che, essendo sovrapponibili, se anche vado sopra qualcosa, come ho fatto adesso, non ci ho guardato, ci sono andata sopra, ma lo posso andare a correggere, quindi intanto tolgo e vado a correggere dopo quel puntino lì. Allora, adesso cosa facciamo? Ci mettiamo qualche sfumatura anche a questi, però prima dobbiamo asciugarlo un pochino. Allora, torniamo a posizionare il nostro stencil sulla lavanda, così facciamo qualche sfumatura col mirtillo, così giochiamo con le due colorazioni. Scuoto un po', ok, mi si è appiccicato un pochino di colore, quindi prendo un po' di questo, stempero, 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 devo proprio scaricarlo, non dico quasi del tutto, ma ci siamo quasi. Così, sulla base vado a picchettare e a dare questa colorazione qua, così. Potete anche fare con una base con la pasta 3D che dà un po' di spessore, poi dare il color lavanda e poi dare il color mirtillo per la sfumatura. E voilà, questa è la sfumatura. Allora, visto che non l'abbiamo troppo sporcato, possiamo continuare con il color mirtillo e ci facciamo anche delle altre violette qua col mirtillo. Quindi prendo un po' di colorazione e vado a fare a picchettare. Posso farlo con la spugnetta, ma anche con quella. Allora, se lo fate col pennellino, però abbiate l'accortezza di non spingere tanto, se no lo rovinate. Va fatto leggero leggero, oppure con la spugnetta, in questo caso si fa molto meglio. Però ce l'avevo già sporco, quindi ho ottimizzato la lavorazione. Ok, una volta fatto questo, solleviamo e andiamo a ripulire il nostro stencil. Lavo il mio pennellino, dopodiché andiamo a fare le sfumature. Mentre si asciuga, perché sono veramente veloci comunque ad asciugarsi questi colori, queste pitture, vado, questi qui che sono già secchi, a farvi vedere un attimo come andarli a trattare con la penna gel. Quindi io prendo la penna gel e vado a fare tre virgolini, uno qua, uno qua, uno qua, come abbiamo fatto anche per quanto riguarda la fustella. Quando facciamo la violetta, vi ho fatto vedere che faccio sempre qualche segnetto con la penna gel. Quindi gli andiamo a dare questo piccolo tocco qua che li fa risaltare un pochino di più.
Ok, questo qui è ancora un po' bagnato, quindi non glielo faccio, glielo farò poi dopo. Poi, altra cosa che dobbiamo fare, importantissima, prendo il bulino, la pittura camomilla e vado, facciamolo col bulino, con la punta più grossa, ma potete usare anche quella piccina, eh. 1, 2, 3, facciamo così, così, prendo un altro, tic, tic, li facciamo più o meno tutti. Poi, una volta fatto questo, posso andare ad arricchire le foglioline con, ecco qua, io per esempio ho un pennellino molto sottile, ma questo qui lo trovate in cartoleria, ma è sottile, 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 quindi vado a prendere piano piano un pochino di colore e vado a fare un segno in mezzo alla fogliolina dove ho la parte più chiara. Va ad arricchire la mia fogliolina. Non serve essere bravissime a fare questa operazione, perciò è una cosa soltanto di un po' di pazienza e poi posso allungarla anche così. Posso allungare anche questi gambi qua, così. Questo qui, così. Questo come se si prolungasse quello lì. E questo così. Allora, adesso ne possiamo fare qualcheduno qua e là in giro e voilà. Se avete paura a farli con il pennello e la vernice, potete farli con la penna gel come abbiamo fatto prima. Allora, adesso pulisco il mio pennello, lo asciugo un pochino e vado a prendere con la penna gel, vado a fare qualche altro segno. Dopo si saranno asciugati anche quelli e facciamo il fiocchettino qui sotto. Allora, qualche altro segno potrebbe essere, appunto, come dicevo, alternare così, fatti con questo tipo di gambettino, sempre con la penna gel. Quindi facciamo il fiocchetto. Facciamo il fiocchetto. Allora, ce lo posizioniamo vicinissimo a, anche se ci va sovrapposto un pochino di gambo, va benissimo perché è come se raccogliesse il gambo. Lo facciamo con brezza marina, così utilizziamo un po' la brezza marina. Ok, non l'ho scosso bene, ok, così si attacca un po' nel coperchietto. Prendiamo la nostra spugnetta, sì, è abbastanza asciutta. È importante che sia abbastanza asciutta, ma semplicemente perché così non andiamo a spandere il colore sulla stoffa. Quindi tac 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 tac, leggeri leggeri, e andiamo a fare la nostra stensilata, non so come si dice, ma io la chiamo la stensilata. Il tocco dell'artista diamo. In questo modo riuscite a fare delle cose molto artistiche pur non sapendo magari disegnare o pitturare, quindi diventa molto divertente. Mettetevi alla prova, sperimentate, sapete che è la cosa più bella che ci sia, sperimentare. Tutto più butterete via, non casca mica il mondo. Quindi solleviamo e abbiamo il nostro fiocchettino. Allora, il fiocchettino, dopo che l'abbiamo asciugato un pochetto, facciamo andare appena appena, è già asciutto, e prendo la mia penna gel, posso arricchirlo andando a segnare alcuni punti del fiocchetto, quindi la parte di sopra, la parte interna qua, così, poi questa parte qui, questa parte qui sopra, così e così, questa parte qua sempre, così, questa, salterà un pochino più fuori il nostro fiocchettino. Poi possiamo allungare anche qua, anche solo con la penna, oppure prendendo il pennello allungando di nuovo. Ovviamente i fiorellini, se volete sfumarli, li fate come abbiamo fatto prima, sfumatura. Qui non li ho lasciati sfumati, però è una bellissima composizione che, arricchita sempre con i puntini, come qua per esempio ho sfumato, ho fatto anche i puntini, potete fare i puntini anche qua. Quindi riempite sempre con anche la penna, l'ho messa anche qui nella lavanda, quindi potete seguire questa parte qua, staccare ogni tanto la penna e fare questo piccolo contorno qui, qui, qui e qui. Man mano che date questi colpi di chiaro scuro, salterà sempre più fuori il disegno, quindi divertitevi.
Siamo giunti alla fine anche di questo video tutorial, spero tantissimo che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al nostro canale YouTube perché ci saranno tanti altri video, tante sorprese e tantissime idee da fare insieme.